Eravamo rimasti. Trovarono Hagar, questo domestico cinese, con un buco di palato in testa, palato all'uscita dalla stessa pistola. Questo fu tutto ciò che riuscirono ad appurare. E il caso venne archiviato come omicidio a carico di ignoti. Beh, questo succede anche quando la legge ha rappresentanti più in gamba dello sceriffo Ward. Ma non è tutto qui, vero? Che altro c'è, Reva? Il colonnello Harlan. È a questo punto della storia che entra in scena lui. E si trattò di un'entrata in scena davvero spettacolare. In pratica il suo arrivo in città fu una vera e propria parata che si concluse davanti al municipio. Aaron aveva scelto Sparta per installarvi una scuola paramilitare e aveva già individuato la zona adatta, una vasta estensione di terreno paludoso di proprietà comunale. Ho scelto quei terreni perché sono perfetti per i miei scopi e sono disposto a farvi una generosa offerta. Il sindaco che si vedeva piovere dal cielo i quattrini che gli servivano per dare inizio ai lavori del centro commerciale non ci mise più di 2 secondi ad accettare. L'offerta era davvero generosa. Rapportata al modesto valore di quei terreni, sì, ma non abbastanza da giustificare tutte le spese che furono in seguito affrontate per far nascere il New Sparta. Ma non concorsero ai finanziamenti anche gli altri cittadini. Solo la banca tirò fuori qualcosa. In realtà, con il passare dei giorni, Sparta finì col sembrare sempre di più un affare personale del sindaco e dello sceriffo. Eppure c'era qualcosa sotto, i quattrini di Harlan dovevano essere finiti da un pezzo, invece i lavori continuavano. Da dove veniva quel denaro? Alla fine però la costruzione di New Sparta fu interrotta, come mai? Perché il sindaco era un vero imbecille. Smiley aveva preso un granchio madornale, Nick, che all'inizio gli aveva suggerito prudenza, finì con l'avere ragione. Forse credo di capire, la famosa autostrada che doveva ridare la vita alla città non fu più costruita.
Oh no, fu costruita, ma il tracciato scelto passa a 80 miglia da Sparta.